I carabinieri hanno arrestato Giancarlo Stancati, di 53 anni, e i due figli, Elio, di 23 anni, e Pierangelo, di 28 anni, con l'accusa di rapina aggravata, violenza privata, sequestro di persona ed estorsione. Fatti aggravati dall'uso delle armi. Ai tre è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza. I reati sono stati commessi tra giugno e settembre scorso. L'auto della moglie di un consigliere comunale di Cetraro, Franco Pascarelli, di centrosinistra, è stata incendiata. Il Consiglio Comunale, la Giunta e le forze politiche di Cetraro, in un documento approvato all'unanimità, hanno espresso la loro vicinanza a Pascarelli, dichiarando di voler mettere in campo percorsi utili ad emarginare comportamenti delinquenziali. Cosenza sarà modello di ecosostenibilità per tutte le altre realtà calabresi. Questo è il messaggio lanciato dal primo cittadino Mario Chiuto in compagnia del neo ministro dell'Ambiente del governo Monti, Corrado Clini. A confermare l'ambiziosa proposta è stato lo stesso ministro, il quale ha annunciato l'avvio del progetto Calabria Innova, imprese e ricerca per la competitività della Calabria, che avrà sede proprio nella città di Bruzzi a Villa Rendano. Va di scena oggi la 18ª giornata del campionato di Serie B-Win, turno casalingo per il Crotone che, dopo aver espugnato il Tombolato, attende lo sci del Sassuolo, terzo in classifica. Gara in casa anche per la Regina, al Granillo arriva la Sampdoria, gli Amaranto vogliono riscattarsi dopo la sconfitta maturata a Verona.